Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Si è tenuto oggi nella chiesa di Braida il funerale di Eusebio Fogliani, detto Bebo, il fondatore della ceramica Serra, morto a 86 anni. Fogliani ha lasciato la moglie Maria Ferrari e le figlie Giovanna e Giordana. Dopo il funerale il feretro è stato trasferito al cimitero nuovo nella tomba di famiglia. Positività al coronavirus ancora in aumento in provincia di Modena. A ieri infatti i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali modenesi erano 32. Il totale dei positivi è pari ad oltre 73.000 persone, di cui 877 accertate ieri. Il dato è superiore al 24% rispetto ai numeri del 1° novembre. 1.751 infine le persone in isolamento domiciliare, di cui 845 positive e 906 contatti stretti. Ha preso il via ieri la chiamata dell'AUSL agli over 60 per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Gli appuntamenti partiranno il 15 novembre, mentre continua l'inoculazione del vaccino alle persone con più di 75 anni. Al punto vaccinale sarà proposto gratuitamente anche il vaccino anti-influenzale per i cittadini che rientrano nelle categorie per le quali è previsto. Si è tenuto in sala Biasino un incontro con il console generale della Federazione Russa a Milano, Dmitry Stozin, che ha presentato le iniziative in programma per raccontare la storia della relazione tra Italia e Russia, tra cui anche una mostra inaugurata in Pageria Arte. Ascoltiamo le sue parole. Signor Console, la sua oggi qui è una presenza molto importante per rimarcare la collaborazione tra la Russia e il nostro territorio e celebrarla tra la Russia e l'Italia, in particolare Sassuolo. Buongiorno, sono molto lieto, molto onorato. Io appoggio pienamente questi progetti, che ne sono molto a noi russi, al mio paese, sono molto importanti. A Stalingrado, la resistenza italiana, veramente ci sono gli argomenti molto legati tra di loro, perché la vittoria del mio popolo in quella battaglia ha spinto molto la resistenza proprio nel vostro paese. E poi io vedo il ponte comunque tra quei eventi di molti anni fa e l'attualità di oggi, perché noi dobbiamo comunque commemorare questo evento. La guerra ci ha diviso, però la pace ci ha unito. Tra gli eventi che verranno presentati oggi, infatti, sia quelli per celebrare la storia russa, sia quelli per celebrare la pace a scapito della guerra, e quelli che legano la storia russa appunto con la storia italiana, tra cui la storia dei partigiani russi che hanno aiutato a liberare la nostra Sassuolo. È assodato che quasi 5.000 dei miei connazionali furono in Italia in quei anni della guerra. 500 di loro sono rimasti per sempre, furono uccisi qua nei vari combattimenti e le ostilità. Sì, il loro contributo è enorme. Tanti di loro erano prigionieri di guerra, scappati dai lager, e poi che sono entrati nella resistenza del vostro paese e hanno contribuito alla vittoria finale. È molto importante la loro memoria, pure è una memoria viva, non solo per voi, gli italiani, ma pure ai miei connazionali. Per conoscere tutte le iniziative in programma, consultare il sito del Comune di Sassuolo. E ora passiamo allo sport. C'era anche un portacolori della Box Ferraro a Firenze per la riunione pugilistica organizzata dall'Accademia Pugilistica Fiorentina per gli atleti provenienti da Toscana, Emilia-Romagna e Campania. Della società sassolese per la categoria Junior 57 kg è stato impegnato il 16enne Lorenzo Merighi, che ha battuto il toscano Marcoci. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata!